che questa sia ormai una realtà accettata da tutti. Prima si era in pochi a dirlo, per la verità, ricevendo anche qualche critica di allarmismo eccessivo. C'è una criminalità ordinaria che sicuramente sta raggiungendo un livello di violenza spesso irragionevole, ingiustificata, incomprensibile, e anche con questo dobbiamo fare i conti in questa provincia sicuramente. Noi abbiamo affrontato questo tema innanzitutto per presentarci come nuova segreteria alla popolazione, quindi questo vuole essere un momento per farci conoscere come segreteria. Poi è chiaro, questo è solo un inizio di un convegno, poi ci riserviamo di effettuarne altri, invitare le altre istituzioni, così continuare su questa strada. Soprattutto come sindacato intendiamo dire che siamo a fianco dei lavoratori e che quindi come sindacato di polizia, pur nella nostra specificità, le nostre battaglie saranno a fianco dei lavoratori ai quali offriamo la nostra solidarietà e chiediamo anche solidarietà. Oggi si è voluto sensibilizzare i giovani e il procuratore ha parlato non di morti bianche ma di morti nere, più giusto chiamarlo così. In che modo è possibile cambiare la storia? Cambiare solo con questo impegno per la legalità, per la sicurezza, che poi sono stati i temi del nostro convegno, solo in questo modo a mio avviso. Paolo Masia, oggi un incontro importante, sicurezza sul lavoro e legalità, due temi di cui si parla sempre più spesso, però difficilmente si riesce a cambiare le cose. In che modo il sindacato pensa di poter intervenire? Io penso che è importante perché al di là del titolo in sala c'erano dei ragazzi giovani, i quali devono prendere atto dell'impegno costante della CGIL, perché sui temi della legalità non fa battaglie vuote, ma battaglie che tendono a dare un futuro ad un territorio che è martoriato da una criminalità troppo inserita, troppo vicina a una politica che non dà più garanzie di poter decidere in autonomia. Ecco, le iniziative, questa iniziativa che c'è stata ad Avellino, le iniziative che abbiamo sul territorio, tra la CGIL e il sindacato della polizia, tendono a riportare questo tema. Senza legalità, senza sicurezza, il territorio muore, la criminalità inquina, l'imprenditoria fallisce.